Mezzanotte e 11 minuti, buonasera, ultima edizione breve del nostro telegiornale. Il giorno dopo la strage di Barcellona, migliaia di persone si sono ritrovate intorno al re Luis Felipe VI, al premier Rajoy e al presidente catalano in piazza Catalunya per un minuto di silenzio in omaggio alle 14 vittime degli attentati. Applausi dalla folla, il grido "non ho paura" e la città lentamente prova a riprendersi. Il servizio dell'inviato. È stata la giornata della reazione e dell'unità a Barcellona. Nothing por, io non ho paura, ha scandito in piazza della Catalunya una folla immensa. A mezzogiorno, alla presenza del re Filippo, del primo ministro Rajoy e delle istituzioni locali, dopo un minuto di silenzio. Nella città che da sempre reclama la sua indipendenza da Madrid non ci sono stati fischi né contestazioni, più polizia ha solo provato a dire qualcuno. La Rambla ha riaperto, la città ha ripreso il suo corso di sempre, arrivavano turisti sbarcati dalle navi con le valigie, i locali, i teatri e i ristoranti hanno riaperto, anche quei viaggiatori low cost qui criticati per tutta l'estate hanno ripreso a mangiare street food sui marciapiedi delle Ramblas. Poco prima delle 20, due minuti di caos e un fuggi-fuggi generale, senza un motivo apparente. La città sapeva di essere a rischio, allerta terrorismo 4 su 5 fino a ieri, e ha capito che la strage, se fosse andato in porto il piano degli attentatori con i furgoni bomba, poteva avere dimensioni ancora più grandi. Ma ha deciso di riprendersi e reagire. E adesso le indagini sugli attentatori, sono stati tutti uccisi i membri della cellula terroristica responsabile degli attacchi di Barcellona e Cambrils, tra questi anche il 17enne marocchino Moussa Oukabir, fino al pomeriggio sospettato di essere l'autore materiale dell'attentato. Invece alla guida del furgone bianco che ha travolto e ucciso 13 persone e ne ha ferite un centinaio, sembra che ci fosse un'altra persona. Si tratterebbe di un uomo a sua volta ucciso di cui non è stata ancora rivelata l'identità. Intanto la polizia francese sta cercando il conducente di un Renault Kangoo bianco che potrebbe essere stato utilizzato da persone coinvolte negli attacchi di Barcellona. Si tratterebbe del terzo veicolo affittato dai terroristi che non è stato ancora rintracciato e che potrebbe trovarsi proprio in Francia. Terrore oggi anche in Finlandia, dove un uomo armato di coltello ha attaccato diverse persone nella città di Turku. Pesante il bilancio, 2 le vittime, 8 i feriti, la polizia finlandese gli ha sparato alle gambe e lo ha arrestato. Correva in mezzo alla strada, hanno riportato alcuni testimoni, e gridava Allah Akbar. Ma gli inquirenti non hanno confermato questa versione, al momento non escludono altre piste, oltre a quella terroristica. L'ISIS comunque ha rivendicato l'attacco. Salta un'altra testa, via alla Casa Bianca, tra le più prestigiose ma anche controverse a lasciare lo staff presidenziale è Steve Bannon, della squadra di Trump, il più legato agli ambienti dell'estrema destra. Il nuovo rimpasto, l'ultimo di una lunga serie in soli 7 mesi di governo, vista la tempistica, appare come il prezzo politico che Donald Trump paga per il disastro di Charlottesville, che sta travolgendo il presidente americano, accusato di un atteggiamento troppo accondiscendente verso gruppi razzisti, antisemiti, i neonazisti e i suprematisti bianchi. Anche se Bannon sostiene di aver già offerto le sue dimissioni il 7 agosto, quindi prima delle violenze in Virginia. Ed era l'ultima notizia, vi lascio al film Brubaker, l'informazione torna domattina come sempre alle 7. Buon proseguimento.